Riprendiamo il nostro approfondimento informativo e proseguiamo il nostro viaggio nei quartieri periferici di Milano. Dopo aver visto la situazione delle case Haller e il quartiere di Quarto Giaro, stasera prendiamo in esame il quartiere del Gratosoglio, a sud di Milano, nel tratto tra via Chiesa Rossa e via Ripamonti. Allora saluto il nostro ospite di stasera, Michele Valtorta, buonasera. Buonasera. Dell'Unione Autogestioni del Gratosoglio. Sì. Che cosa significa autogestione del Gratosoglio? Allora, l'autogestione del Gratosoglio, noi abbiamo in quartiere diverse autogestioni che vanno dalle pulizie alla piccola manutenzione al verde. In pratica eravamo scorporati ognuno di questi due palazzi. Cioè voi avete in mano le pulizie, il verde, dei quartieri Haller, dei caseggiati Haller? Dei caseggiati Haller del quartiere Gratosoglio. Che sono circa 8 torri e 54 palazzi. Noi al momento attuale siamo 11 autogestioni, copriamo una quindicina di palazzi, perché per adesso le torri non ci siamo ancora, e in questi palazzi qua abbiamo quindi già un cospicuo numero di alloggi, di appartamenti, quindi di famiglie, e abbiamo migliorato la qualità e siamo andati anche a risparmiare, quindi a incidere un po' sui costi, visto che oggi come oggi. Ecco, quindi con l'autogestione in sostanza voi scegliete le imprese che devono fare le pulizie, le imprese che devono tenere pulito il verde, la situazione. La piccola manutenzione, quindi usciamo direttamente qualora c'è un problema di vetri piuttosto che serrature, lampadine, illuminazione, cosa che invece Haller, ahimè, Praticamente fate voi una sorta di gestione diretta, facciamo anziché far uscire l'Haller o le aziende legate all'Haller. Bravissimo, facciamo un po' tutto noi. E al momento questo quartiere, la situazione possiamo dire che è buona? L'autogestione funziona? L'autogestione funziona, infatti questa è una cosa fondamentale che chiediamo ad Haller in questo momento un po' di crisi e di Tanto l'autogestione è prevista per legge. È prevista per legge. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini esterne del quartiere e possiamo dire che visto così il quartiere... Il quartiere ha ancora qualche suo problemino o diciamo qualche carenza di intervento da parte di Haller. Quello che stiamo vedendo sono delle piante che sono appena cadute con il temporale di ottobre. Allora, grazie al nostro intervento sono state rimosse immediatamente le piante, quindi il pericolo è stato eliminato. Ahimè, è rimasto il buco, come potete vedere, questo è uno e poi c'è anche un'altra foto. In questa zona non si può più parcheggiare? In questa zona non si può più parcheggiare, i bambini non ci possono andare vicini, noi sollecitiamo, ma la risposta che ci danno non hanno più... Anche perché l'autogestione è prevista per legge, da una legge regionale. In teoria quindi voi potete scegliere, dicevamo, le imprese di pulizia o di gestione e manutenzione che poi dovrebbero essere pagate dall'Haller. E poi dovrebbero essere pagate dall'Haller, perché noi regolarmente, tranne quella piccola quota di morosità che adesso stanno facendo sembrare come se fosse eclatante, numerosa o elevata, comunque però noi voi paghiamo... avete fatto una denuncia che da circa 10 mesi... Che dal 1 di gennaio del 2013 noi non stiamo più pagando le imprese, e le nostre imprese, diciamo, con una grande forza di volontà sono riuscite a pagare i dipendenti fino a luglio-agosto. Però adesso ti dicono o ci fate rientrare, o la pubblica amministrazione paga, quindi in questo caso l'Haller paga, o se no rallentiamo anche noi. E la cosa fondamentale è che in questo tutto, questa storia un po' così strana e complicata, chi ci va di mezzo poi siamo noi rappresentanti delle autogestioni, perché la prima ingiunzione di pagamento la fanno nei miei confronti, dopodiché io con un avvocato mi devo rivolgere. Ecco, ma voi come rappresentanti delle autogestioni come venite scelti? Noi lo facciamo tramite un'assemblea dove tutti gli inquilini, o comunque il 60% più uno degli inquilini, sono presenti in questa assemblea. Stabiliamo chi è il segretario di quella assemblea, votiamo un presidente, che nel mio caso sono stato scelto perché è il più giovane di tutti quelli partecipanti. Anche il presidente della suggestione e poi della gestione, dell'autogestione, è quello che poi dal punto di vista legale risponde. Io apro un codice fiscale, io apro un conto corrente dove appunto ogni 2 mesi Haller dovrebbe versarmi soldi, che io giro immediatamente con un assegno, con un bonifico alla ditta che abbiamo prescelto, e poi dopo insieme comunque con dei collaboratori, che può essere uno per scala o più per scala, che controllano, fanno anche loro un attimino, perché comunque così riusciamo a controllare meglio tutto quello che succede, le pulizie, il verde. E anche a bloccare magari subito casi di degrado. Di degrado, piuttosto che di, di,
di sporcizia o tentativi di intufolarsi in case che ahimè le lascia anche abbandonate. Ecco, avete molti alloggi sfitti nel vostro quartiere? Abbiamo una buona percentuale di alloggi sfitti e non riusciamo proprio a capire la mentalità di Ale. Ecco, in questo caso voi come autogestione potete intervenire su Ale e dire: cari amici dell'area, abbiamo qui 20 alloggi sfitti, sono buoni, in buono stato, necessitano solo di pochi interventi, assegnateli. Noi la segnalazione non come autogestione, però so che ci sono singoli cittadini che spesso lo fanno, perché comunque diciamo che dove manca il sociale, dove manca il welfare, ci pensiamo noi cittadini. Questa è una cosa che è fondamentale, credo che poi sia un po' così anche in altri quartieri, ma devo dirti che nel quartiere Grattosoglio, vuoi perché siamo riusciti anche ad avere il contratto di quartiere, vuoi perché c'erano delle realtà anche associative importanti, ecco. È così, non sempre però Ale recepisce dall'altra parte. Facciamo l'autogestione, ci muoviamo, cerchiamo di tenere vivibile, pulito, ben manutenuto per quel che ci riguarda i vari caseggiati, se poi però non pagano. Se poi non pagano, se Ale comunque altri interventi più massicci, più grossi e più di sicurezza non li segue. Allora, oltre agli alloggi sfitti, oltre a non pagare le aziende che vi fanno il lavoro, oltre poi agli alloggi sfitti che non vengono assegnati, ci sono casi di degrado che voi avete segnalato e su cui non si sta intervenendo? Noi abbiamo segnalato diversi casi di degrado, nel senso che abbiamo delle pensiline, degli spazi che sono proprio a rischio sicurezza. Tra l'altro dovremmo vedere anche qualche fotografia. Dovresti averle nelle foto, perché appunto le abbiamo portate, e in quel caso lì sono anni che noi continuiamo a segnalare e queste cose non le fanno, cioè non ci vengono proprio in conto. Poi c'è da dire una cosa fondamentale: quando il quartiere Grattosoglio ha preso il contratto di quartiere, l'investimento per quanto riguarda la ristrutturazione è andata, noi lo chiamiamo Grattosoglio Nord e Grattosoglio Sud, è nella parte nord. La parte sud, cioè con le piogge di adesso, infiltrazioni. Nel quartiere Grattosoglio Sud, nella parte Grattosoglio Sud non esiste... Non c'è stato l'intervento del contratto di quartiere, ci siamo noi come autogestioni, ma i tetti... Ci piove dentro, la struttura portante sono fatiscenti, in cantina tutti questi 54 palazzi, noi nelle cantine le autoclavi che porta sull'acqua e tutto, hanno la copertura di amianto e nessuno dice niente di Ale, tutti tacciono, e per di più questo amianto qua cosa sta facendo? Ecco, stiamo appunto vedendo le immagini. Ecco, questa è la pensilina della tettoia che ti sto dicendo, era un piccolo buco, man mano con le piogge, con il tempo e tutto, si è allargata. Questo invece è un esempio che volevamo farvi vedere, dove siamo intervenuti noi, singoli cittadini, con l'autogestione, abbiamo fatto noi le strisce nuove, perché sennò anche lì è un parcheggio selvaggio. Quindi in questo caso avete fatto l'autogestione in toto, cioè avete comprato voi la vernice e ve la... Abbiamo comprato la vernice, ci siamo messi lì noi nel nostro tempo libero, tutto gratuitamente tranne appunto la spesa delle vernici, e abbiamo fatto a misura e standard di legge delle strisce, le abbiamo fatte. Quindi quando ci sono casi di degrado voi li segnalate, se poi non si interviene il rischio che il degrado aumenti, il degrado, la pozza si allarga, piuttosto che la crepa si allarga, e quindi la situazione diventa più... In questo caso, se nessuno interviene... E se non resta che fare la denuncia. Continuiamo a fare segnalazioni e facciamo denunce. E quello che non riusciamo a capire è dove vanno a finire tutti i nostri soldi pagati. Ecco, il problema grosso sono le situazioni di degrado più le situazioni di infiltrazioni, per esempio le manutenzioni di luce, ascensori, così funzionano regolarmente nel quartiere? No. Nel senso che ti dico che abbiamo delle tempistiche che sono, non lo so, allucinanti. Per un vetro si aspettano 6 mesi. Quindi se un vetro si rompe potete aspettare 6 mesi per sostituirlo. Per ci sono alcuni si spera almeno 24 ore. L'ascensore 48-36 riusciamo. Però ci sono alcuni altri interventi, come ci sono alcuni palazzi che hanno bisogno che venga posta all'ingresso, abbiamo 6 o 7 scalini, venga fatta l'ascensore o comunque... Per gli abbiamo delle persone anziane, disabili, che non escono di casa da 6 mesi.
Ecco, spesso magari vengono fatte denunce anche da forze politiche, anche dalla Caritas, eccetera, però il dramma è che poi esce l'articolo sul giornale, la denuncia televisiva, ma poi restano comunque inascoltate. Certo, noi abbiamo mandato la lettera protocollata a tutti i vari dipendenti, a partire dall'architetto che sta più in alto, alla responsabile per quanto riguarda le autogestioni, per dirti per questa storia del pagamento, da una quindicina di giorni e non ci hanno ancora risposto. Ecco, voi avete fatto recentemente proprio un articolo sul mensile Milano Sud, sì. Adler non ci paga da 10 mesi, 14 palazzi in autogestione al Gratto Soglio che non possono pagare le aziende che fanno la pulizia e la piccola manutenzione. Il rischio è che alla fine, allora, se non pagano questi, sarete sommersi dai rifiuti. Saremo sommersi dai rifiuti, quelle povere persone continueranno a non prendere gli stipendi e quindi non so, ahimè, come pagheranno il loro affitto, le loro spese. Noi rischieremo appunto, come ti dicevo, un'ingiunzione da parte di queste ditte qua, e allo stesso tempo chi si occupa dell'umido, del vetro, della carta, di pulire le scale, dei vetri. Ecco, in questo caso allora c'è il rischio anche di creare sfiducia nei cittadini che ci credono. Sì, anche se noi siamo pronti, e lo dico qua appunto, con la voglia che abbiamo noi, Unione Autogestione, di far partire in alto, ne abbiamo una che stava rischiando di fallire, l'abbiamo salvata, e abbiamo altri quattro. Cioè un'autogestione che rischiava di, sì, rischiava di fallire. Sempre in zona lì a Gratto Soglio. Sempre in zona lì, un paio di palazzi dietro la mia, ma appunto perché c'era un po' di mancanza adesso di voglia di fare e di interesse, e ne abbiamo invece altre tre pronte per partire con gennaio-febbraio, quindi andare a incrementare ancora di più l'intervento. Quindi nel limite del possibile, voi dice noi ci siamo, noi ci siamo, interveniamo, scegliamo le aziende, le seguiamo nel loro lavoro anche se non sono pagate. In casi estremi interveniamo direttamente noi, come nel caso delle strisce prima. Certo. A questo punto però l'Aler se ci abbatta un colpo. Certo. Sappiamo che l'Aler a Milano si dibatte tra molti problemi, adesso è arrivato l'ex prefetto Lombardi per fare il commissario, è arrivato un finanziamento straordinario della regione perché altrimenti si rischiava di non accendere neanche i riscaldamenti con la stagione invernale. Quindi la situazione dal punto di vista, diciamo così, patrimoniale dell'Aler, dal punto di vista economico, è drammatica. Certo, sì. E ti dico, facciamo fatica a capire un po' dove vanno a finire i nostri soldi, nel senso che da tutti gli interventi che vedo anch'io in televisione o sui giornali, Aler ha un patrimonio di più di 50.000 abitazioni. È vero che lamentano la morosità, lamentano che alcuni di questi hanno un canone sociale proprio di 20-30 euro al mese, però è vero anche che ci sono famiglie dentro che hanno e pagano un affitto di 400-500. Se stabiliamo una media di 100 euro a famiglia, vuol dire che ogni mese loro incamerano 5 milioni, togli la morosità, 4 milioni, ma dove vanno a finire? Cioè, arriviamo a fine anno con un buco di 80, 90, 120 come stanno dicendo adesso, non ci credo. Quindi cioè, c'è qualcosa nel funzionamento della macchina strutturale. Diciamo che forse è che Ale fosse dietro è troppo controllata politicamente, perché è Regione Lombardia che poi alla fine fa tutta, cioè apre il portafoglio. Prima la riforma dell'Ale adesso la sta facendo l'articolo regione, 27, cioè. Infatti aveva i suoi limiti, so che il Sunia e altri sindacati si erano interessati nel dire guardate che quello che state facendo è sbagliato, andrete incontro a dei problemi, e effettivamente i problemi si sono verificati. Anche perché adesso la gestione delle case, quelle comunali le fa direttamente il comune. No, le case comunali le ha passate ad Aler, anche tutte quelle. Aler, quindi è l'Aler che gestisce sia le case comunali, sì, che le sue case, la fa lei. E quindi sulle segnalazioni, se non ci sono soldi e sulle segnalazioni arrivano in ritardo. Certo. Il degrado si accresce, la sfiducia si accresce. Dal punto di vista della legalità e della sicurezza, il vostro quartiere come lo possiamo definire? Sta migliorando, nel senso che abbiamo avuto qualche anno di qualche piccolo problema, nel senso che con l'ex sindaco Moratti noi abbiamo una scuola chiamata Scuola Gialla, che è nel nostro quartiere, era stata scelta come casa d'accoglienza per i problemi dei senza tetto, vista l'emergenza freddo che c'era stato quell'anno lì. Da una cosa temporanea è diventata un'opera fissa. E va benissimo, perché comunque fa un intervento puntuale e preciso verso queste persone. Il problema è che quando dopo è diventata regime il numero non era così, era così elevato rispetto a quelli che potevano essere accolti, puliti, sfamati. Quindi è un po' scappata di mano la gestione. È scappata di mano, per cui
Tolti quelli che potevano mangiare, dormire e cambiarsi, li abbiamo avuti poi in giro per il quartiere, da che dormivano in macchina, che dormivano nei sottotetto, si infilavano nei garage e poi durante il giorno non credo che andassero incontro alle persone fuori dal supermercato a dirle buongiorno signora come va, ma diciamo che i tentativi di furti era aumentato qualche scippo, bravissimo. Quindi un po' la piccola criminalità. Però devo dirti che gli interventi del presidente di zona Ugliano e dell'assessore Granelli sono stati tempestivi dopo diverse nostre segnalazioni, per cui adesso i controlli sono aumentati e il numero di quelle persone che possono essere gestite e curate è diminuito. Vero è che abbiamo anche il problema di un paio di campi rom, abbiamo comunque la microcriminalità normale. Quindi sulla sicurezza e sull'integrazione c'è ancora un po' di, lavoro da fare. Per quanto riguarda invece le case popolari, l'ALER, possiamo dire l'autogestione va bene, ma bisogna aiutarla. Certo, sì. Assolutamente. Quindi sì. L'appello che facciamo è, signori dell'ALER, guardate bene, saldiamo la situazione attuale, dopodiché facciamo crescere le autogestioni, perché per noi è fondamentale, è un miglioramento rispetto di qualità. E si fa vivere meglio anche chi c'è in queste case. Allora io ringrazio Michele Valtorta dell'Unione Autogestioni del Grattosoglio di Milano per questa analisi. Grazie a voi che ci avete seguito, vi lascio le previsioni meteo. Buon proseguimento di serata.